La vita interiore di Elisabetta. Se non avessimo altre testimonianze, tranne quelle riferite, potremmo tranquillamente asserire che Elisabetta appartenesse alla lunga schiera dei giovani che sembrano vivere soprattutto per il divertimento. Ci sono invece tante testimonianze che ce la presentano impegnata a percorrere un itinerario di vita spirituale crescente, caratterizzato dalla tendenza all'interiorità. Cerchiamo di coglierne le componenti. È indubbiamente presente uno sforzo ascetico. Esso viene motivato dalle forti tendenze della sensibilità che per molti anni si sono manifestate in esplosioni di collera e di violenza. Dal tempo della prima confessione, la piccola Elisabetta ha combattuto contro queste forze scatenate, ma è stato dalla prima comunione che questo magma incandescente si è andato incanalando e raffreddando. Senza dubbio il dinamismo vittorioso è venuto dalla grazia dell'Eucaristia, ma l'impegno di Elisabetta è stato molto generoso e cosciente. Del resto la battaglia non fu vinta come per incanto, una volta per sempre, poiché le tendenze profonde della natura non si possono sradicare d'un colpo, come delle radici di guaste, ma devono essere imbrigliate, dominate e volte al bene. Esse sono forze che devono essere utilizzate nella costruzione della personalità. In Elisabetta le pulsioni della sensibilità a sfondo collerico si manifesteranno ancora e l'adolescente e la ragazza tradiranno a volte lo sforzo per dominarle. Tutto ciò si volge in segno positivo, cioè nell'acquisto di una forza spirituale che è dominio di sé, capacità di soffrire, aspirazione realistica e consapevole ad una imitazione più vigorosa della passione di Cristo, tutte caratteristiche che si manifesteranno così nobilmente più tardi. La vita eucaristica continuerà ad essere la ricca sorgente della crescita spirituale di Elisabetta. Ciò si notava anche dalle sue amiche, e si poteva cogliere anche dall'esterno, dall'intensità del suo raccoglimento, dal suo viso come trasfigurato e spesso tracciato anche da lacrime. L'intenso raccoglimento caratterizzava in genere le preghiere di Elisabetta, la quale fin da quegli anni dovette essere prevalentemente spontanea ed affettiva, orientata verso l'immediatezza e la semplificazione, cioè verso la tendenza contemplativa. La contessa Margherita Hanttens ai processi depone, le chiese una volta cosa potesse dire al buon Dio durante le sue lunghe ore di preghiera e mi rispose: «O signora, noi ci amiamo». E Francesca de Sourdon, tra le amiche predilette di Elisabetta, più volte già ricordata, riferiva al padre Filippone: «Durante le serate, sul terrazzo, mi prendeva in disparte durante un'ora, mi parlava del cielo come un sacerdote, ripetendomi sempre lo stesso pensiero: bisogna vivere in compagnia del buon Dio come con un amico. Devi appassionarti per il buon Dio». Ma a questo proposito abbiamo una preziosa confessione della stessa Elisabetta: «La preghiera mi era così cara, amavo talmente il Signore che già avanti di fare la prima comunione non arrivavo a comprendere come fosse possibile dare il proprio cuore ad altri che a Dio, sicché risolvei sino ad allora di non amare che Lui e di non vivere che per Lui». Dall'Eucaristia e dalla crescente vita di preghiera sbocciò nel cuore di Elisabetta il voto della verginità, coincideva con lo sbocciare della sua giovinezza. Ecco il suo racconto. Stavo per compiere 14 anni quando una mattina, nel ringraziamento della comunione, mi sentii spinta irresistibilmente a scegliere Gesù per mio unico sposo e senza indugio a lui mi legai col voto di verginità. Non ci scambiamo parole, ella soggiunse nel fare questa confidenza, ma ci donammo l'un l'altro in silenzio, con un amore così forte che la risoluzione di non appartenere che a lui divenne in me definitiva. Il testo, nella sua brevità e semplicità, rivela una profonda azione interiore della grazia, parla infatti di spinta irresistibile, grazia di illuminazione sulla scoperta del valore di Cristo e del suo amore, grazia di un amore ardente e appassionato, come è quello che porta a propendere
prepotentemente due persone a donarsi scambievolmente, grazia della decisione e della fedeltà, perché viene escluso ogni ripensamento. Il voto della verginità, specialmente in queste condizioni, diventa un'esigenza di santità, sia da parte di Cristo, sia da parte di Elisabetta. Se in questa autodonazione personale l'iniziativa è indubbiamente di Cristo, egli non cesserà di svelarsi, di accendere l'amore, di introdurre nelle profondità di questo ineffabile mistero. In una parola, egli parteciperà ad Elisabetta la sua santità, la sua ricchezza d'amore. Elisabetta è totalmente impegnata alla risposta. L'esigenza di una crescente donazione non potrà non essere la legge fondamentale della sua esistenza. Tutto ciò implica una vita spirituale di non comune livello, ma soprattutto impegnata seriamente al suo sviluppo. Questa condizione ci dà la chiave di lettura anche dell'atteggiamento di Elisabetta verso gli aspetti di vita sociale che abbiamo ricordato. Ovviamente ella non poteva troppo facilmente esimersi da partecipare alle riunioni e agli svaghi in cui la mamma era coinvolta. Tuttavia, la intensa vita interiore le consentiva di difendere efficacemente la sensibilità del cuore, di conservare un bel dominio di se stessa, di tutelare la sua autonomia, di capire e sentire la relatività di quegli aspetti della vita. Abbiamo a questo proposito alcune sue confessioni che ci aiutano a capire la sua personalità. Così ella si raccoglieva nella preghiera prima delle riunioni per garantirsi meglio la purezza e la libertà del cuore. Nel suonare non si abbandonava alla preoccupazione dei successi, ma si comportava come se suonasse per il Signore. La sua presenza e partecipazione alle riunioni più impegnative dovevano costituire come un segno della presenza del Signore. In realtà, una volta una signora le disse: «Elisabetta, tu vedi Dio?» «Anche i giovani dicevano, questa non è per noi, non vedete il suo sguardo?» Un giorno, passando davanti ad un teatro, esclamò: «Come vorrei essere attrice!» Allora un desiderio del genere era una provocazione. Alla meraviglia di chi l'accompagnava rispose con passione: almeno vi sarebbe là un'anima che ama il buon Dio. Questo senso di Dio, anche negli avvenimenti dispersivi, è presente nei suoi scritti, particolarmente nelle sue poesie, ove l'anima sua si rivela più liberamente.